Allora, bentornati, canale 212 TBM, la discussione politica che si sta riscaldando, però prima di dare la parola a Dante Capriulo, che aveva l'asso da scartare, ma sicuramente da mettere in gioco. Gianmarco, raccontaci. Sì, intanto c'è un messaggio di Antonio Ripa che scrive: io non capisco io non capisco perché gli spagnoli siano diventati ricchi con il seme delle nostre cozze e i francesi con le nostre uve. Perché sono così innamorati per forza dell'acciaio? Son così tante risorse. San Vito, solo nel mio vicinato, sono morte 8 persone in Viale del Tramonto, tutti i miei coetanei. Ho perso 17 amici, tutti morti di cancro. E poi, Franco, c'è una bella notizia riguardante il turismo. È una notizia che riguarda un po' tutta l'Europa, infatti si chiama... una delle poche, diciamo, si chiama We Are in Puglia, la campagna di promozione turistica organizzata da Puglia Promozione, agenzia regionale del turismo, per promuovere in città d'Europa la Puglia, realizzata con la Nikon. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma nella sede dell'ENIT che partecipa al progetto. Verrà fatta a Londra, Parigi, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Monaco, Zurigo, Ginevra, con immagini sui mezzi pubblici e web. Le location scelte per gli scatti sono state Gallipoli, Torre Guaceto e Ostuni. Ok, allora riprendiamo il discorso con Dante Capriulo, adesso ti lasciamo quei 2-3 minuti utili. Io da quando li ho letti avanti di sera, cioè, continuo, diciamo, a riflettere, perché penso che ogni tarantino dovrebbe conoscerli, perché se non partiamo da qui, io penso che anche noi che facciamo politica, facciamo amministrazione, che abbiamo quel piccolo potere poi di poter decidere delle cose, non riusciamo a fare delle valutazioni esatte. Sono i dati del registro tumori anni 2006, 2007, 2008, quindi mi immagino quando usciranno quelli del 2009, 2010, 2011, 2012, perché purtroppo queste malattie hanno anche una latenza molto lunga. Nella città di Taranto estatte, rispetto alla provincia ionica, ma questo dato è sostanzialmente rispettato rispetto a tutta l'Italia, vi dico le malattie principali: per gli uomini, tumori testa e collo più 32%, colon e retto più 23%, fegato più 39%, pancreas più 38%, polmone più 58%, melanoma cutaneo più 89%, mesotelioma più 296%. Altissimo mesotelioma pleurico, però c'è l'amianto lì, quindi... C'è l'amianto, l'amianto fa parte, diciamo, dello scenario che noi viviamo. Prostata più 15%. Rene più... Quanto la prostata, giusto perché... Più 15%. Noi che siamo anziani ci preoccupiamo. No, voglio dire, i cinquantenni... Rene più urinarie più... Scusate se sdrammatizziamo, ma... No, vabbè, diciamo, ci vuole. Rene via urinarie più 93%, vescica più 30%, linfoma non Hodgkin's più 45%, quindi per un totale complessivo del 30% in più di malattie tumorali rispetto al resto della provincia e sostanzialmente rispetto a tutta l'Italia. Per le donne si registra un dato che anche gli stessi tecnici hanno definito come clamoroso: il tumore allo stomaco ha un più 108%. Esatto. Per le donne. 13% per colon e retto, 84% per il fegato, 50% per il polmone, 32% per il melanoma cutaneo, più 27% per le mammelle, 69% per corpo dell'utero, non riesco a leggere benissimo perché c'è il contrasto, più un 20% per tumori ossei. Quindi, scusami, come vedete, una domanda: ma questi per i milanesi, per i romani, per chi sono questi dati? Alfredo, questi dati sono per tutta l'Italia, diciamo. Certo, allora certo. Io vorrei partire da questo, diciamo, utilizzando una frase che ha detto prima Fabrizio Pomez. Allora, paradossalmente, o noi riusciamo a ribaltare il concetto, cioè questa deve diventare una opportunità per la città di Taranto, cioè esatto. questo dramma che noi stiamo vivendo, perché questi sono i dati sanitari, poi abbiamo purtroppo, di questo ne avremo colpa per i secoli futuri, abbiamo distrutto il territorio, penso all'acqua, penso al terreno. Allora, o noi capiamo che questa è una opportunità, oppure rischieremo, e non è che voglio per forza fare la critica al sindaco,
che andiamo lì, ci prendiamo due case che tra l'altro hanno pure l'amianto, diciamo che abbiamo ottenuto il grande risultato e ce ne torniamo a casa. No, o noi riusciamo a ribaltarla completamente questa situazione, da un lato chiedendo il rispetto massimo della legge. Per esempio, quanti di voi sanno che per l'AIA c'è un grandissimo ritardo e l'AIA che è stata approvata riguarda solo un aspetto, che sono le emissioni nell'atmosfera? Manca l'AIA per i terreni, manca l'AIA per gli scarichi a mari, manca l'AIA per le falde. C'era la proroga al 31 gennaio, poi è stata data la proroga al 31 di maggio, siamo arrivati a giugno e nessuno ne parla. No? Abbiamo un problema, adesso ci viene detto che noi abbiamo una produzione di 6-7 miliardi di euro e di questi 6-7 miliardi che produciamo al sistema economico nazionale, i tarantini devono essere soltanto la parte sfruttata, il territorio tarantino deve essere soltanto la parte sfruttata, o possiamo... Sì, fammi concludere. No, è molto importante quello che stai dicendo, mi voglio collegare proprio a quello che stai dicendo. Però voglio finire il concetto perché mi sono appuntato gli elementi fondamentali, no? Cioè, noi possiamo soltanto essere sfruttati dopo che ci hanno distrutto, oppure a questo punto ribaltiamo il tavolo, dice vabbè, oramai il danno ce l'avete fatto. Probabilmente l'Ilva non si potrà chiudere perché è inutile che ci prendiamo in giro, ma dovrà cambiare radicalmente la produzione, magari dovranno essere delocalizzate, dovranno essere utilizzate, però innanzitutto non ci prendete più in giro, perché per esempio, apro e chiudo una parentesi, non è che se ne vengono a depositare al comune dei progetti di copertura dei parchi minerari che quando l'abbiamo visto facevano ridere i polli, che avevano copiato dei progettini. Attenzione che se ci volete prendere per il culo, spero che nessuno si offenda, e qua poi ci incazziamo e altro che quello che sta accadendo. Allora, da questo punto di vista le prescrizioni devono essere prescrizioni serie e realizzabili, non prescrizioni che poi non vengono rispettate da parte dell'azienda. E su questo un commento per quanto riguarda il commissario. Stamattina leggevo alcuni commenti, no? È come se noi facciamo soccorrere, diciamo, la persona che è stata ferita da quello che gli ha sparato. No? Dice, no, ti soccorre quello che ti ha sparato. Scusa, ma se quello ti ha sparato vuol dire che proprio non ti voleva benissimo, no? Io personalmente ho coniato una battuta, non me ne voglia il mio amico Conti. È come se dopo il dissesto al Comune di Taranto mettevamo commissario là di Bello Tucci. Capite bene che non era proprio il massimo, no? Io sono il primo che critica. Capite bene che non era proprio il massimo. Allora, anche questa storia di Bondi, ma stiamo scherzando veramente? Cioè, commissario doveva essere una persona che assolutamente super partes, se no che commissario è? Fare io una domanda. Il commissario che è stato non è nominato... per caso che il Consiglio dei Ministri sia stato troppo superficiale, troppo veloce, come se avesse una palla al piede da eliminare immediatamente. Adesso allarghiamo ancora il più discorso. Il problema è questo governo che tiene tutto il contrario di tutto, perché poi abbiamo letto, no? Hanno litigato addirittura, quello è stato un punto di mediazione, perché c'era una parte, adesso non voglio, diciamo, dire gli schieramenti, ma penso che siano noti. C'era una parte che propendeva per un commissariamento duro, addirittura un blind trust proprio di... Chiuso. È un'altra che addirittura diceva no, ma quella è un'azienda privata, non si può toccare, no? Allora alla fine hanno trovato questa mediazione, facciamo un commissario ma non chiamiamo commissario lo stesso amministratore delegato della fabbrica, non hanno trovato una all'italiana hanno trovato una mediazione, infatti, però ripeto, qui di mezzo ci vanno i cittadini di tanto. Allora io penso, e concludo su questo, noi viviamo una situazione drammatica, i dati sulla salute confermano, la magistratura ha fatto bene il lavoro. La politica tutta dovrebbe essere in grado di ribaltare il tavolo e utilizzare questo elemento per cambiare la storia di Taranto attraverso tutti gli assi di sviluppo. Io ne potrei citare a centinaia, dico soltanto una cosa al mio amico Vaninini, non ci fissiamo ad un elemento, ma o questa città riesce come su una tastiera a suonare su tutti i tasti, io penso all'agroindustria, penso alla piccola manifattura, penso al turismo, penso al porto, questa è una città che grazie alle sue potenzialità, può all'agricoltura, alla mitilicoltura, no? Però non ci fissiamo su una cosa, cerchiamo di suonare tutti i tasti perché solo così potremo ribaltare il futuro di questa città. No, Franco, io volevo dirti questo, io volevo collegarmi
Scusa, sono stato lungo. No, ma vabbè, era... tranquillo, qui questo è l'argomento che ci potrebbe prendere 3-4 giorni a testa, non è che si può parlare all'infinito sull'Ilva, però io ho delle certezze. Una è questa: la famiglia Riva deve andare via da Taranto. Deve andare via da Taranto, ormai è incompatibile con la città. Per un motivo essenziale, perché ci hanno preso in giro per anni e continuano ancora a prenderci in giro adesso. A me viene da ridere quando sento qualcuno, lo Squinzi stesso, che mi parla ancora di diritto di proprietà. Ma il diritto di proprietà esiste davanti a questi dati? Davanti a queste centinaia, a queste migliaia di morti? Io questo mi domando. Io cercavo in tasca un foglio, l'ho trovato, ma è qui per caso, credetemi, perché è la stessa giacca che avevo stamattina in commissione, va bene? Cioè, in febbraio l'ARPA ha inviato una campionatura e l'ha poi inviato agli organi competenti. Qua mi dice: l'intervento relativo alla fermata delle batterie di cochefazione 3 e 4 non sono stati fatti, il rifacimento dei refrattari all'otto e la batteria lì non sono stati fatti, non sono state fatte le installazioni dei sistemi di depolarizzazione, l'adeguamento dei sistemi di condensazione vapore di Loppa all'alto forno 4 e così via, così via. Cioè, tutte quelle cose che dovevano essere fatte per rispettare la 231, là non sono state fatte. Quindi, che cosa stiamo parlando? Questi signori devono andare via da Taranto, non sono più compatibili con la città. Conio un po' la battuta che ha fatto Dante Capriulo: invece di prenderci per il culo dobbiamo dargli noi calci nel culo e dobbiamo andarli via, perché noi siamo stanchi di essere presi in giro. Ma il sindaco come si pone? Comunque voi lo frequentate, lo vedete. Il sindaco è stato sempre abbastanza chiaro su questa questione qui. C'è un problema, il sindaco deve amministrare a 360 gradi, c'è il problema lavoro di cui nessuno parla. Perché poi alla fine tutti parliamo di ambiente, degli operai chi parla? In un momento di crisi catastrofica delle aziende, dove nessuno al momento ha fatto un passo a favore, perché qua il vero dramma di questa città, che è incastonato nel problema nazionale e internazionale, è quello del lavoro. Le aziende non si aiutano, le aziende cosa chiedono? Le aziende chiedono che il costo del lavoro sia abbassato, chiedono la certezza dei pagamenti, la certezza dei crediti dello Stato e soprattutto chiedono una cosa importantissima, la snellezza e la trasparenza delle amministrazioni negli appalti. Se non si interviene dal punto di vista del governo centrale su queste cose, voi come pretendete che si possano dare gli aiuti alle aziende? Perché da quello deve venire il lavoro. Perfetto. Questo è tutto il discorso. Perfetto, senti, prima Fabrizio, poi Alfredo. Fabrizio. Ci tocca. Completare quello. No, siamo stati, diciamo, su questo argomento, anche se da punti di vista differenti di partenza, alla fine concordi su alcune tematiche. Io credo che, come diceva Dante, è bene che questo spartito e questa tastiera cominciamo a suonarla, perché se noi non riusciamo a liberarci del ricatto, perché di ricatto occupazionale si è trattato sino ad oggi, da parte della grande industria, noi non riusciremo a poter avere la forza di imporre e di rovesciare quel tavolo. Per cui occorre rimettere in moto un sistema, occorre rimettere in moto un sistema, e voglio anche su questo parlare di Città Vecchia, un'altra opportunità a cui faceva riferimento prima rispetto al turismo il nostro giornalista. La Città Vecchia, io ho un parere tutto personale, probabilmente, che si è sempre scontrato con alcuni grandi urbanisti. Ti aspettiamo ancora al cantiere Maggese, eh? Abbiamo messo la fotografia, ti aspettiamo ancora al cantiere no, Maggese. No, perché sulla Città Vecchia, io ritengo che la Città Vecchia, così come è oggi, non possa ancora drenare una marea di risorse pubbliche, perché il Comune di Taranto, in quel piano di risanamento della Città Vecchia, ha speso, io ormai non uso più contare quanti miliardi delle vecchie lire e milioni di euro oggi, in più senza offrire quegli elementi che oggi sono necessari. Cioè, io manterrei nella Città Vecchia solo quanto di storico c'è di prestigioso, il resto, se una casa sta cadendo a pezzi, sì, va demolita. È inutile pensare di... Quindi ci vuole un assessore alla Città Vecchia, se vogliamo. Ma l'abbiamo avuto, abbiamo avuto un ufficio di piano di Città Vecchia. Il problema è un'impostazione anche alla cultura. C'è anche, se vogliamo, c'è. Chi è? Possiamo dire il nome? Chi è? No, chiedetelo. Come? Chiedetelo al consigliere di maggioranza. No, lui se no fa molto battute. No, ma come no, si su chiama? Questo è sempre la diatriba. Perché... Allora, con Dante, no, i nomi, come si chiama l'assessore? Io credo che sia Spinelli che sia Spinelli, ma è un part-time, mi pare.
È un part time Spinelli. Sì, però ha la cittadinanza italiana. È un precario. Ha la cittadinanza italiana, però. È italiano. Ma è un precario. Ah, perché okay. Il sindaco è in linea con i contratti di lavoro attuali. No, ma dipende da questo. Cioè, potrebbe iniziare un lavoro e poi non portarlo a termine. Questa è la mia problematica. Insomma, poi dovrebbe arrivare un altro precario a sostituirlo. Comunque è già successo, no, i finanziamenti quindi ci sono, ma il problema è capire come sono stati utilizzati, cioè tutte quelle forme del nuovo turismo che citava prima sono importanti, cioè gli alberghi diffusi, ora l'ittiturismo, cioè nelle case dei pescatori il gusto dell'ospitalità, quindi la ristrutturazione. È chiaro che occorre intercettare risorse pubbliche, se per una squadra, abbiamo detto prima, non ci sono i fondi per affrontare un campionato di Serie D, immaginiamo se in maniera endogena, cioè se l'imprenditoria taranti di intercettare fondi pubblici. Io penso che sia finito il tempo di aspettare la manna dal cielo. Non c'è bisogno di soldi pubblici per far partire qualcosa che noi abbiamo già. Quello che diceva prima Dante, mi sembra che questa cosa agricoltura, porto, sono cose a divenire. Noi abbiamo bisogno da domani mattina di fare economie, cioè quindi non scadenze lontane, ma immediate, disponibile. Le case, la grande ricchezza che abbiamo il 40% della città che è disoccupata e che l'unica cosa che sa fare è conoscere a fondo la propria città e la può far conoscere con quel turismo ospitale che tu dicevi, turismo. Dove le case sono vuote, ci sono i fondi pensioni austriaci, ci sono i cinesi, ci sono adesso arrivano i russi, ci sono tantissime forme di turismo pronte ad essere intercettate e che possono subito dare reddito a questa città. Però facciamo Franco, posso fare una provocazione? Sì, l'importante è che non vi accavallate con le voci, una provocazione che può servire al dibattito, certo. Sta nascendo una certa cultura a Taranto, vedo ultimamente per esempio quei ragazzi di Ammazza che Piazza, no? Che fanno le pulizie, le cose, no? Sì, sì. Che veramente sono encomiabili. Ma io da cittadino, non da politico, mi domando, ma noi cittadini di Taranto siamo pronti a cambiare? Perché quello che per esempio sta accadendo a San Vito in questi giorni, no? Dove abbiamo attuato un piano di differenziata, abbiamo tolto i cassonetti e la gente continua a scaricare la mondezza davanti a casa dove c'era il cassonetto, che è una cosa vergognosa, è vergognosa per loro, perché ci arriva a San Vito all'Ama, che è una cosa vergognosa per la città. Non sono cittadini di Taranto questi qua, non sono cittadini di Taranto. Allora, però San Vito è stato completato, ci sono tutti gli appositi, io non sono passato, no, là c'è il porta, perché l'Ama ancora c'è, no, c'è porta, l'Ama è precarissima fino a via Vascelli, appunto, c'è il porta a porta, l'Ama però è precarissima. È un comportamento di... perché a volte, sai, se tutti danno addosso alla politica, ma dei cittadini vogliamo parlare? Perché se no siamo onesti con noi stessi. Questo è un comportamento vergognoso che ho già segnalato in diverse riunioni, anche al Comune, all'AMIO, però noi dobbiamo crescere. Se non crediamo prima a noi stessi verso la nostra città, com'è possibile che ci credano gli altri che vengono da fuori, vive e così via? Questa è una provocazione che lancio lì nel dibattito. Va bene, perfetto. Allora andiamo con Alfredo. Però Alfredo, scusami un attimo, so che tu avevi un messaggio da leggere. Non leggerò tutto perché vedo che è lunghissimo, ma più o meno fa un sunto. Di chi è innanzitutto? C'è il signor Ignazio che commenta sempre quella foto delle colonne doriche con le ciminiere su e dice: sono un commerciante del rione Tamburi, titolare dell'esercizio minibar. Ho sempre lavorato e lottato con gli operai Italsider, Ilva, Cementir, Cantieri Navali, Raffineria, un indotto di centinaia di ditte che costavano lo stabilimento e l'industrializzazione del quartiere e di tutta la città di Taranto, dalla Puglia e di tutta l'Italia. Oggi è tutto un abbandono, un grande cimitero della civiltà, dove pochi tarantini conoscono, dove arrivano soltanto autobus dalle province che accompagnano quasi 9.000 operai con una occupazione locale di quasi 2.500 operai. C'è poi questa notizia, a seguito del decreto legge, naturalmente ci sono giudizi discordanti dei lavoratori Ilva. La crisi non può essere risolta per decreto, vogliamo capire se ci sono le risorse per risanare gli impianti e in che modo intendono tutelarci. È presto per dire che la tormenta è passata, vogliamo vedere i fatti. Questo è il commento di uno degli operai dell'Ilva di Taranto il giorno dopo la nomina del commissario per la gestione temporanea dell'azienda. Nello stabilimento tarantino c'è una calma apparente, i giudizi dei lavoratori sul decreto sono discordanti. Insomma, abbiamo messo l'altra canna a cuoio, ci abbiamo 10 minuti. Alfredo, due minuti a testa, ma non di più, parliamo tutti. Allora, prima parlava Dante Capriolo riguardante la pianura, no? La tastiera. È chiaro che deve essere così, come sono d'accordo con Fabrizio quando parla di una Taranto vecchia che non tutta
debba essere protetta, perché ci sono palazzine che non servono a niente, sono pericolanti e non hanno un valore storico. È bene che si vengano buttate giù per fare piazzette e così via. Poi vi volevo parlare un pochettino del porto, perché del porto non è stato parlato per niente. L'importante è che c'è. Vi voglio dire un po' come sta la situazione a oggi del porto. Il consorzio, me lo so scritto perché no, non voglio perdere nulla, perché forse la memoria nel tempo, il consorzio Terminal Rinfuse non ha accettato sia l'accordo approvato dal comitato portuale e sottoscritto da Regione Puglia, Comune di Taranto e AP Taranto, Cementir e Ilva, che prevedeva come destinazione finale la calata quarta in condivisione con la Cementir, con opere di adeguamento e consolidamento della banchina e ripristino dei fondali a carico di AP e l'utilizzo per la fase transitoria del quinto sporgente in concessione all'Ilva per l'ormeggio e le operazioni portuali. Sia la successiva ulteriore proposta di occupare anche oltre 10.000 metri quadrati in radice del quinto sporgente per il deposito dei mezzi meccanici gommati e per l'eventuale area di cantiere. La motivazione comunicata da P è che le proposte non soddisfano le loro esigenze operative minime. La Presidenza del Consiglio, appresa la risposta, ha annullato la riunione che stava convocando a Roma per venerdì 7 di questa settimana. L'autorità portuale, sperando in un tardivo ripensamento da parte del consorzio, proseguirà l'azione. Allora, pertanto, ripensamento da parte del consorzio, proseguirà l'azione giudiziale promossa dinanzi al Consiglio di Stato ed adotterà tutti i necessari provvedimenti finalizzati alla tutela superiore interesse pubblico. Dei fondi stanziati, pertanto di quelli che già il Bancomat CIPE ha messo, dei fondi stanziati per le indispensabili e urgenti opere di adeguamento infrastrutturale, dei livelli occupazionali, degli ambiziosi programmi di sviluppo del porto di Taranto. Lunedì pomeriggio si convocherà con il comitato portuale per le decisioni in merito ai provvedimenti amministrativi da adottare. Cioè, vedete un po', è come se si lotta, si fa un passo avanti e due indietro. Come l'aeroporto. L'aeroporto è la stessa cosa, è monasce una cosa. E poi adesso gli F-35, poi il declassamento della sicurezza, perché quello viene deciso, metterlo a quarto livello. È chiaro, d'estate, se qualche compagnia vorrà, aveva qualche intenzione di far scendere i propri aerei a Grottaglie per motivi turistici, nessuno lo può chiedere, dice no, quello è di quarto livello, soltanto qualche aereo taxi può volare. Alfredo, cioè, qua, ecco perché quando, scusami, Franco, parlo, sì, ma perché non diamo tutte le dimissioni? Quando parlo di anche questa stasera ce l'hai detto. Lo so che è una cosa, ma che stai dicendo, Conti? Che non serve a nulla, non è... ci vuole un qualche cosa di eclatante, perché dobbiamo finirla. Noi siamo i più penalizzati in Puglia. Ok, grazie Alfredo. Io credo che bisogna invece fare l'esatto contrario. In questo momento c'è bisogno di una forte unione da parte di tutti i consiglieri comunali in maniera trasversale. Quello che è stato fatto, si è parlato di un discorso prettamente economico, si è parlato di 8 miliardi, è una questione economica. Anni fa io sentivo parlare la Lega Nord, Bossi, di imbracciare il fucile dello sciopero fiscale, una reazione da parte di tutti i consiglieri tarantini in maniera trasversale, da una parte e dall'altra, deve essere quella di chiedere immediatamente il blocco di ogni pagamento di tasse da parte di una città martoriata. Immediatamente, non si pagano più le tasse perché lo Stato non ci sta salvaguardando.
finché non si risolve, non si decide a fondo cosa fare la situazione. Nel frattempo invito tutti quanti a puntare sull'unica, al momento, grossa opportunità, che è quella di Taranto Capitale della Cultura Europea. Perfetto. E domani allora, vi aspetto alle 12 davanti a Piazza Municipio. Vabbè, aspetta che vengo anch'io. Domani. Io chiudo i miei 2 minuti intanto dicendo questa cosa. Sono d'accordo con Pani, bisogna fare squadra tutti in maniera trasversale, cittadini compresi, non bisogna più piangersi addosso, dobbiamo guardare con ottimismo il nostro futuro, perché questa città può e deve avere un futuro diverso. La prima cosa da fare secondo me è spostare immediatamente l'asse da Roma e Bari a Taranto, le riunioni devono essere fatte a Taranto, le decisioni vanno prese a Taranto, quindi vengano qui e discutano con noi. Ci vuole una forte coesione fra le forze politiche, perché tutte le riunioni devono essere fatte a Taranto. Devo dire velocemente, chiudo per dire due cose. Sì, perché hanno da chiudere anche Dante e Fabrizio. Il 19 verrà in Commissione Ambiente la Cementir per parlare del progetto Novatano, perché voglio capire dove vogliono arrivare, che benefici porterà alla città di Taranto, se questi investimenti ci saranno o no. E a fine mese ci sarà ospite in Commissione Ambiente l'ENI. Grazie a tutti, speriamo di vederci in una situazione diversa. Dante, 30 secondi a te, guardate, questo, si sono mangiato un sacco di tempo. Noi concludiamo questa discussione, ovviamente penso che ne faremo altre, però io capisco anche gli appelli, dobbiamo essere uniti, dobbiamo volerci bene, però non regge. Cioè, noi abbiamo un problema che nelle istituzioni massime che ci rappresentano, è inutile dire... adesso non è che voglio fare la critica per rovinare la discussione che è stata anche buona, ma il ruolo del sindaco di Taranto in tutta questa vicenda è un ruolo assolutamente insufficiente. Allora, se dobbiamo incominciare... Avete visto il sindaco di Trento, allora, di Terni oggi? Ma ne potremmo dire tanti di Girolamo. Oh, il problema è che se... un anno senza sindaco, con un commissario, abbiamo visto che ci mandano come commissari, no? Io ti voglio anche seguire nel ragionamento, no? E sto cercando, diciamo, quando posso, di evitare la polemica, ma un sindaco che poi manca a tutti gli appuntamenti, non viene in consiglio comunale, non si confronta, non dà risposte, tu continui a ripetere, lo hai detto in ogni intervento, perché vedo che ci credi molto e speriamo che sia così, su Taranto Capitale della Cultura. Ma io penso che Taranto Capitale della Cultura, il primo avversario è il sindaco Stefano, che non ci crede, ti potrei citare tanti atti per cui lui non ci crede. Alziamo il livello. Vendola manca da Taranto forse da un anno. Da un anno preciso? Sì. Su queste cose tu sei più preciso di me. Ma è possibile che un presidente della regione... dalla campagna elettorale. Ma è possibile che un presidente della regione, che è della mia parte politica, manca da un anno dalla città di Taranto? È un fatto gravissimo. Allora andremo da questo visto. Punto di vista facciamo squadra. Fare squadra devo riconoscere chi sono quantomeno i principali attori di questa squadra, perché io di questa gente incomincio a non fidarmi più. Allora ho bisogno di, se ci metto la mia faccia, voglio che quando metto la mia faccia, non deve succedere come è accaduto in passato, che la mia faccia, come quella di Enzo, che so pulita e attenta come la mia, poi venga utilizzata da qualcun altro. Se ci dobbiamo mettere la faccia, ce la dobbiamo mettere avendo il potere di poter incidere. E perfetto. In questo momento, lo dico ai telespettatori, noi potere di incidere come consiglieri comunali non ce l'abbiamo proprio. Chiudo con una battuta. Il garante per l'AIA ha incontrato pure i condomini, non ha incontrato il consiglio comunale di Taranto. Perfetto. Fabrizio, un saluto anche tu, cioè, veramente siamo alla fine. Vabbè, io faccio innanzitutto un ringraziamento alla trasmissione che offre, voglio dire, degli spunti interessanti. E un saluto ai telespettatori, a quel mondo del bisogno che ormai è presente in città in maniera massiva. Vedete l'immagine di quella della tristezza della mia città e quando si rivedono le persone a rovistare nei cassonetti. Io credo che quello sia un monito che ci debba far riflettere, ci debba da un lato farci comunque sperare, perché se non viviamo un sogno, non viviamo un'aspettativa, corriamo il rischio veramente di imbruttirci. Ed è questo l'augurio che faccio a me stesso e che faccio a tutti quanti. Va bene, grazie. È bello l'appello fatto da Fabrizio Pomez. Allora, io e Gianmarco Sansolino, Francesco Leggeri, Gianmarco Sansolino, vi diamo appuntamento a martedì prossimo per l'opinione e mercoledì con la discussione. Grazie a tutti gli ospiti, grazie, buona serata. Grazie a voi. Grazie.